Bene, seconda parte di Anthropos, che questa sera abbiamo dedicato alla Juilliard School, la prestigiosissima scuola che in questi giorni da New York è approdata a Torino per una masterclass di altissimo livello al Torino Jazz Festival. Siamo in compagnia di Emanuele Cisi, che è stato l'artefice di questo connubio che 4 anni fa è nato qua a Torino, e insieme al capitano di questa masterclass, il professore per eccellenza della scuola della Juilliard, che è Brian Jones. Brian, senti, allora, tu sei un grandissimo musicista di fama internazionale, però tu dipingi e scrivi. So che te l'avranno chiesto tante volte, ma io vorrei sapere, siccome sei bravo in tutte e tre le arti, vorrei sapere se tu sei un buon esempio per capire se queste tre forme di arte possono nascere dalla stessa aspirazione. O se hanno bisogno di mood diversi. I think they're different windows of the same thing. Penso che siano delle diverse finestre della stessa cosa. My own story is through music and writing and painting to learn about myself. La mia storia personale è che attraverso la musica e la pittura e la scrittura io imparo su me stesso. I can't express myself if I don't know who I am. Non posso esprimere me stesso se non so chi sono. Certo. And so I realized that, you know, it's okay to not know yourself, but for me it was a calling. I wanted to go deeper and deeper into music, and music led me to other things. I wanted to go deep into art, and art led me to other things, and deep into writing, and writing led me to other things. Quindi è possibile anche che una persona non si conosca fino in fondo, però per me è stata proprio una sorta di chiamata, una chiamata alla musica che poi mi ha portato ad andare più in profondità fino ad arrivare alla pittura, che mi ha portato ancora più in profondità fino ad arrivare alla pittura. Perché l'arte è uno dei viatico per andare, diciamo, nei posti più lontani, no? Nei luoghi più lontani all'interno di noi stessi. Quindi capisco benissimo che possa tradursi in, diciamo, in strumento importante la musica, e poi anche la scrittura e poi anche la pittura. Poi bisogna essere capaci in tutti e tre i campi, che non è facile. Senti, la musica è arrivata quasi proprio come dono divino, a 6 anni tu già suonavi. La scrittura che t'è arrivata? I've been writing all my life too. Anche per la scrittura, io ho scritto da praticamente sempre tutta la mia vita. I find that when I write my story, I learn my story. E mi sono reso conto che quando scrivo le mie storie, le imparo. Scrivere è terapeutico, sei d'accordo? Oh, it's therapeutic, yes, very much. And, assolutamente sì. And I learn a lot about myself when I read it back. Sometimes I think, I didn't know that. E imparo tantissimo su me stesso, certo, quando lo rileggo. Mi dico, oppure, per esempio, sì, attraverso la scrittura si possono anche risolvere dei problemi personali. Cosa che ho sempre pensato anche della musica, però, sei d'accordo? Very much so. You know, when I play music, I'm transported to another world. Sì, anche quando suono sono trasportato in un altro mondo. Sei d'accordo che sono i luoghi più lontani? Più che andare in Patagonia. More than going to Patagonia, for example. Yeah, that's Senti, true. La pittura anche quella in contemporanea con le altre due? Paintings. I paint what I see in dreams. Io dipingo quello che vedo nei sogni. Fantastico. Fantastico. Quindi tu ricordi i sogni, che è già difficile. E poi io li scrivo tutte le mattine. Prendo nota tutte le mattine. Ah, ma ecco, non ti fermi mai. Hai ragione. Quindi vuol dire imparare sempre, so vero? Vuol dire non smettere mai. Yeah. For me, there's sleeping dreams. Uh-huh. And per me ci sono dei sogni che si fanno mentre si dorme. Uh-huh. And there's daydreams. E ci sono dei sogni ad occhi aperti. And then there's waking dreams. E poi ci sono dei sogni da svegli. Where something happens during the day and you say, wait a minute, you make a connection. Cose che ti capitano durante la giornata, e a un certo punto ti fermi un attimo e fai delle connessioni. And that's the same listening intuition that I use when I play music, that I teach to the students. Yeah. Lo stesso tipo di intuizione che io utilizzo anche diventano delle intuizioni, sono delle folgorazioni, per cui tu metti in relazione le cose e quindi nascono i pezzi di musica, nascono gli scritti, nascono i quadri, è così che succede, cioè si intersecano fra di loro queste cose. It's right. I mean, I have been a person who, you know, contemplates and meditates for many, many years now, and I find that from the stillness inside, that's where the rainbows and the waterfalls and the beautiful sounds come from.
Sì, io sono una persona che medita e contempla da molti anni ormai e trovo proprio che da questa pace interiore, da questa tranquillità interiore, è da lì che vengono fuori questi arcobaleni e queste cascate e la musica. A volte, vedi, basterebbe, no, non dico che sia semplice, però bisognerebbe capire l'importanza, per esempio, di fermarsi a riflettere o a meditare per poter riordinare un po' di caos che qualche volta ci domina, no? Senti, Rodney, tu hai la saggezza di continuare a imparare tutti i giorni da te stesso, dagli altri, dalla vita, da quello che da tutto ciò da cui puoi apprendere. Si può imparare da un allievo? A teacher is a student twice. Un insegnante è due volte uno studente. Lo voglio anch'io, un insegnante I così. I smell a teacher like you. Okay. I learn much from my students. They keep me current with what's on the scene today in jazz and in music. And I get to see myself in them and realize I used to think like that. Sì, io imparo moltissimo dai miei studenti, un po' perché mi tengono al corrente di quello che sta accadendo sulla scena jazz al momento, ma anche perché mi rivedo in loro e penso, è fondamentale. Però io la pensavo così. È fondamentale non dimenticare mai. And for me, in teaching, I always look the student eye to eye. I never feel the student is less and that I'm more. I feel that it's eye to eye and we heart to heart. Soul to soul, we want the same thing to understand and express love in music. E quando io guardo i miei studenti li guardo sempre negli occhi, sì, non li guardo certo, dall'alto, certo. Non li considero più in basso certo. Di me. È proprio un incontro di occhi negli occhi, cuore nel cuore, perché tutti vogliamo arrivare alla stessa cosa che è la musica. E quindi vuol dire, quella è l'autorevolezza e non l'autorità. Guarda che bella questa foto che penso siano loro, è vero? Emanuele, quindi è lo stesso, praticamente siete sulla stessa corda per quanto riguarda gli allievi, era quello che tu dicevi, no? Dice, io non ho dimenticato qual è stata la mia partenza. E per rimanere sugli allievi, la masterclass si chiuderà, credo, con il concerto che si terrà il 1° maggio in Piazza Castello, sì, giusto? Con loro? Sì, come tutti gli anni, ormai è diventata una sorta di tradizione, gli studenti che Rodney e gli altri insegnanti, gli altri membri dello staff avranno identificato, avranno come dire, scelto con varie motivazioni, si esibiranno, hanno la possibilità di esibirsi sul main stage del Torino Jazz Festival nel concerto del 1° maggio. E ovviamente anche questa credo una bellissima opportunità per i ragazzi, non solo per il fatto di suonare davanti a un pubblico immenso, perché insomma, molto spesso al concerto del 1° maggio i ragazzi salgono e suonano davanti a 10.000 persone, che già che è già tanto, un'esperienza non è anche male. Da un punto di vista professionale importante, sì, no? Sì, perché certo. Si trovano su un palco gigantesco, devono essere concentrati certo. E fare al meglio. Ma soprattutto per una questione di come lavorano durante la settimana, sapendo che c'è diciamo, un obiettivo e c'è la possibilità di avere una chance di dimostrare quello che si è veramente. Certo. E, tra l'altro, diciamo, per me grosso risultato che quest'anno sembra essere concreto è che finalmente anche alcuni dei nostri studenti avranno la possibilità a ottobre di andare a New York e di essere ospitati alla Questa è una alla grandissima Giulia. Opportunità per loro. Anche questo gli hai dato, anche questa, cioè questa è anche una grandissima Questa è sicuramente una bellissima occasione, come dicevamo prima per molti di loro magari non sarebbe stato possibile anche da un punto di vista anche solo economico. Certo. E soprattutto il fatto di respirare, di vivere per una settimana. Come vengono selezionati? Sono i più bravi? Questo è in via di definizione, ovviamente ci sono molti. I più motivati. Sì, diciamo. Molti parametri, insomma, sì, la motivazione, l'età. Quanto tempo staranno su? Dovrebbe essere una settimana. Però è una cosa Però, che sarà. Cambia l'orizzonte della vita. Per alcuni potrebbe essere anche cambia una, l'orizzonte sì, della vita. Per alcuni potrebbe Bisogna essere. Bisogna pensare a tutti i giovani ragazzi che sono stati colti dai grandi musicisti, nel jazz è successo, sono certo, spessissimo, certo. E che poi hanno fatto una fortuna pazzesca, perché proprio perché, come dicevate voi, si allaccia quel rapporto, si crea quel rapporto importantissimo che cambia proprio le prospettive di vita, non soltanto, non migliora solo la tecnica. Senti, però c'è anche, io volevo adesso commentare con te un momento anche il concerto che si è tenuto il 25 aprile, la sera del 25 aprile, tutti i concerti del Festival Jazz, da quelli diciamo del programma ufficiale a quelli del Fringe hanno fatto il pieno. Adesso parlavamo
della piazza San Carlo, che è una piazza che può ospitare quanto? Potrà arrivare a vedere 10.000 persone, forse? Anche di più, anche di Piazza più. Castello quest'anno. Piazza Castello. Piazza Castello, sì, penso era che piena, molti... era gremita. Allora, io ho assistito al concerto che voi avete fatto a Piazza Castello, che era sul progetto che avete chiamato Pulse, che è impulso, credo, no? Sì, impulso, pulsazione. Impulso. In realtà, però, io vorrei che tu lo raccontassi, anche se non abbiamo tantissimo tempo, perché io sono venuta alla presentazione di quel progetto per capire esattamente cosa avete fatto. Me lo puoi spiegare? Sì, brevemente, è stato un progetto corale nato da me, Max Casacci, fondatore e produttore di Subsonica, e Daniele Mana, in arte Vaghe Stelle, sì, che è un giovane musicista elettronico di Torino. E, diciamo che il punto di partenza è stato l'idea di unire i suoni, i rumori della città ai suoni dei musicisti di jazz importanti per la città di Torino. Quindi in sostanza Daniele e Max hanno curato la parte elettronica di confezionamento dei suoni, hanno registrato per settimane i suoni più tipici della città, quindi dai suoni degli autobus, i tram. Ma che voi nella presentazione avete fatto sentire, anche sul palco l'avete fatto sentire. Sì, all'inizio del concerto. Sì, per rendere partecipi. Ma è fondamentale però spiegare quel passaggio. Certo, anche perché appunto in realtà poi tutti questi suoni, il rumore delle fontane di Torino, il freno del tram, il campanello, il rumore del coro dello stadio, delle tifoserie, insomma tutti questi suoni poi in realtà diventano un tessuto ritmico musicale, per cui effettivamente quando uno sente la musica quasi non riesce a distinguere più questi suoni, perché diventano musica in realtà, no? Quindi questo è il motivo per cui insomma, però c'è da dire che su quel palcoscenico io ho visto il parterre dei più grandi jazzisti italiani, dove c'eri tu, Flavio Boltro, Gianluca Petrella, Enzo Zirilli, Fulvio Di Castri, Max Casacci, brava Chiara, avete suonato anche e per un giovanissimo rapper, che è Enzi. A me questa cosa ha colpito, perché lui mi sembrava molto felice di avere questo parterre, poi so che ha un grandissimo successo tra i ragazzi. Però devo dire che, insomma, questo connubio strideva un po', perché strideva nel senso che colpiva, poi lui ha retto benissimo il confronto. Ma com'è nato questo? Ma è un altro dei motivi fondanti di questo progetto è stato la volontà di provare a unire mondi diversi, in un modo in cui forse finora, perlomeno in Italia, non era ancora stato fatto. E quindi non solo unire il jazz ai suoni della città, ma unire anche mondi diversi dentro questo universo sonoro. Quindi l'hip hop, la cultura dell'hip hop, e anche quella del pop, della canzone. Infatti poi Petra Magoni. Questo a dispetto del fatto che si dica che qualche volta le categorie musicali sono chiuse. Sì, ma infatti credo che questo progetto sia un po' la volontà di dimostrare che in realtà oggi, nel 2016, è veramente un po' obsoleto parlare di generi, di stili diversi. C'è veramente una commistione così ampia, così. Io ho visto anche in questo scambio che ho avuto durante le prove, insomma in questi mesi con Enzi, con questo rapper, sono venuto a contatto di una cultura giovanile di cui non ero assolutamente a conoscenza, ovviamente, che mi ha molto sorpreso. Senti, posso chiederti una cosa? Perché io so come genitore, ma come sento raccontare sempre, noi genitori non siamo l'esempio massimo più attraente per i figli. Qualunque mestiere facciamo, non siamo proprio il massimo. Io so che però tu con questa scelta e questa commissione che hai fatto con Enzi, in realtà sei diventato un idolo per tua figlia, è vero? Per mia figlia piccola sì, ho proprio... Che anni? Che ha 14 anni. Anni. Sì, che ovviamente conosceva Enzi, era uno dei suoi idoli, e quindi è venuta in studio, l'ha conosciuto, ha fatto le foto con lui, quindi già lì insomma iniziava a salire. Però poi è successo che ha scoperto che Enzi è molto molto amico di un altro rapper italiano, che adesso è famosissimo fra i ragazzi, che si chiama Jamie Tights. E per cui Enzi ha detto: Jamie Tights, mio grandissimo amico, viene a suonare ora a Torino, vi do i biglietti, gli accrediti per il backstage, eccetera, assolutamente. E quindi insomma siamo andati a questo concerto, ho fatto conoscere Jamie Tights a mia figlia, non solo, ma siccome mi è piaciuto davvero tanto questa è una notizia, però io adesso tra i Twitter che partono durante la trasmissione bisogna dirlo, questa è una notizia che ti è piaciuto molto. Mi è piaciuto tantissimo, perché ho apprezzato la professionalità,
Anche mi è piaciuta molto questa, diciamo, questa liturgia dei rapper che sul palco sono molto sfrontati, molto aggressivi, anche con l'utilizzo di uno sproloquio, sì, insomma, sì, particolarmente sì, colorito. In realtà sono dei ragazzi educatissimi, dolcissimi, veramente... E insomma, quindi sei rimasto colpito. Sono molto colpito. Ho fatto un post su Facebook raccontando questa mia esperienza in brevissime parole. Questo post è stato visto da lui, da Jamie Tides, che lo ha condiviso a sua volta e mi ha mandato un messaggio privato ringraziandomi tantissimo, che per lui era un onore avere certo. questa cosa qua. E quindi ha detto: tu e mia figlia. Perché lui lo apprezza moltissimo, ovviamente. Perché lui lo apprezza. Tua figlia a quel punto ti ha rivalutato. Certo, lì sono diventato di colpo, veramente non più il vecchio. Papà che suona, musica, non frega niente a nessuno, ma un amico di Jamie Tides. Sei d'accordo per questa commissione di generi, sì. Hai visto come si diventa famosi, almeno agli occhi della propria figlia. Un po' più disattenta prima, però poi basta un... I have a daughter who's 17, who when I played with Dizzy Gillespie and I talked to her about this, it didn't mean much, but when I told her that I played with Michael Jackson, I was a hero all of a sudden, you know. Anch'io ho una figlia che ha 17 anni e quando le raccontavo che avevo suonato con Dizzy Gillespie per lei non era una gran cosa, ma quando l'ho detto che suonavo con Michael Jackson sono capisci, diventato un eroe. Capisci? No, beh. Però la notizia è appunto che tu hai suonato con Michael Jackson, che te ha apprezzato moltissimo i rapper di cui ti sei innamorato, perché poi in realtà avete fatto i progetti insieme, quindi sono notizie. Senti Rodney, allora sarà banale chiederti anche questo, ma dimmi il tuo punto di vista su Torino. Siamo così piccini visti dagli Stati Uniti, visti dal mondo esterno, dall'Europa, siamo così piccini. I think Torino is alive. I think Torino is awake and alive and vibrant with music that it reaches out and touches the whole world. Io penso che Torino sia molto viva, che sia molto sveglia e che sia molto vibrante di musica, che in questo modo possa toccare tutto il mondo. Caspita, anche questa io spero che parta come notizia, grazie, questo è un complimento grandissimo che fai alla nostra città, che possiamo dirlo che è sempre stata, diciamo, ha avuto sempre una vivissima intelligenza, questo è vero, però è una città che ha operato una trasformazione molto grande soprattutto negli ultimi 20 anni e ha avuto diciamo, il peso, la responsabilità ma anche la capacità di trasformarsi da città industriale a città pilota rispetto a tanti tipi di esperimenti, rispetto poi ad alcune arti come il cinema, la musica e l'arte contemporanea, è sempre stata molto attenta e molto sensibile. Infatti l'ospitalità della Julia School in un festival come questo ovviamente per noi, per la città, è davvero un must di cui ti siamo veramente molto grati, veramente molto grati. Bene, io che dire, sono diciamo felicissima della puntata che abbiamo fatto perché capisco, insomma, come posso dire, non posso ripetermi sul fatto che dal punto di vista personale la musica mi tocca moltissimo, quindi per me è stata una emozione grande, però siete effettivamente rappresentate in questo momento uno di quei tessuti vivi della città che in questi giorni nelle piazze che sta riempendo le piazze di entusiasmi proprio per la musica. Allora, voglio ringraziarvi. Rodney, ci facciamo una promessa? Io prossimo anno spero che torni, spero che fidelizzi questa cosa con Torino e che torni di nuovo qua a trovarci. Questa è una promessa? I would love to come back. I expect to be an honorary citizen of Torino with all of the rights and perks, especially all of the delicious food. But my only complaint about Torino is that I always gain weight when I'm here. Ah, dunque lui spera ovviamente di poter tornare, anzi spera di ottenere la cittadinanza onoraria della città. Wow. E sarebbe felicissimo di tornare per vedere di nuovo la città, per avere tutti i diritti che una cittadinanza onoraria certo, gli può garantire, certo. Per provare questo un cibo meraviglioso che abbiamo qua. La sua unica preoccupazione è che tutte le volte che viene prende peso. Sì, questo lo posso capire, questo è un grosso problema. Cercheremo di ovviare a questo problema. Allora, io voglio allora cogliere l'occasione che ci avete dato
dato di sentire ancora un pezzo in chiusura, perché è un grandissimo regalo. Vi ringrazio per essere venuti qua, per averci rappresentato quello che state facendo. Un bacio grandissimo, Rodney, a presto. Grazie Emanuele per quello che hai fatto e per essere venuto qua. A tutti voi che ci avete seguito, ovviamente do il mio ringraziamento. Vi lascio con la loro musica, che quanto di meglio si possa sentire adesso. Thank you.